Una scarpa da trail non ha certo paura dell'acqua, a parte forse il cucciolino che si sta bagnando troppo, ma questa altra Mont Blanc, appena lanciata sul mercato italiano, secondo me rappresenta una delle migliori scarpe per correre tutte le distanze. Scarpa che vi consentirà di amare il mondo dei trail, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa zero drop, 30 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede. Utilizza un intersuola Ego Max che consente alla scarpa stessa di essere particolarmente leggera, in effetti pesa nella taglia US 9 soltanto 274 grammi. Abbiamo apprezzato il solito spazio importante nell'avampiede, la presenza di una tomaia davvero sottilissima, una linguetta soffietto racing che consente comunque di tenere il collo del piede parecchio coccolato, un particolare sistema di allacciatura, in realtà preferisco sicuramente quello delle Timp 4 che è più tradizionale dal mio punto di vista, il tallone particolarmente morbido soprattutto nella parte superiore, nella parte inferiore invece resta assolutamente bloccato grazie a una struttura che consente il bloccaggio del piede abbastanza buono, che però dipende fondamentalmente dalla vostra capacità di allacciare questa scarpa, che per molti di noi provenienti dalla strada potrebbe essere magari leggermente più difficile. Come ho già detto, l'intersuola è di Ego Max, ossia un'intersuola particolarmente reattiva, abbastanza morbida, che comunque viene mediata da una suola Vibram Light Base che consente al tempo stesso di correre davvero velocemente. La scarpa è abbastanza rigida, ma non così rigida, sicuramente non è flessibile, ma vi garantisce questa scarpa una stabilità abbastanza importante anche nei cambi di direzione grazie, come già detto, alla parte posteriore. Ho apprezzato davvero la leggerezza della scarpa, soprattutto se confrontate con le Timp 4 che dovrebbero pesare tra i 30 e i 40 grammi in più a seconda della taglia del vostro piede. Come ha detto l'azienda americana, questa scarpa consente di correre tutte le distanze a tutti i ritmi e soprattutto è davvero leggera e potrebbe essere utilizzata anche per le escursioni. Chiaramente stiamo parlando di una scarpa super premium e di conseguenza al suo costo. Io la raccomando a tutti coloro i quali volessero davvero affrontare i trail in maniera efficiente, ma anche e soprattutto a quelli che volessero quest'estate correre e camminare con una scarpa molto molto leggera. Io comunque ho lasciato la parola al prodepodista che ho incontrato qualche giorno fa quando ancora non pioveva. Nei prossimi giorni faremo, compatibilmente con la cura del mio infortunio, la recensione completa delle Altra Carbon che secondo me rappresentano un prosulta della casa americana. Voi stay strong, keep running, io come al solito vado a bermi un coffee e sarebbe davvero gustoso se vi iscriveste al canale. Ciao, alla prossima! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione delle famosissime Altra Mont Blanc. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti. Ma la scarpa è fighissima. Guarda che bella. Bella tomaia, leggera. Mi piace tanto, una scarpa splendida, bei colori e leggera. Devo dire molto leggera, di solito sono delle mattonelle. Super. Secondo te per chi è adatta questa scarpa? No, diciamo che è una scarpa adatta per chi fa i trail ed è più leggera e più veloce. Per chi corre forte, diciamo, anche forse per trail più corti. Boh, io non lo so, la utilizzerei in generale, forse la migliore che abbiamo visto fino ad oggi come scarpa da trail. In toto, nel senso, sto guardando la tomaia, sento il peso della scarpa, mi piace molto in generale. E per quali distanze la utilizzeresti? Beh, noi non siamo espertissimi di trail, però la porteresti anche oltre, diciamo, la distanza di 3-4 ore? C'è comunque tanta, tanta schiuma ed è molto leggera, quindi per assurdo potrebbe pesare di meno di un'altra che invece dopo 3-4 ore diventa impegnativa da portare in giro. L'automortizzazione bisognerebbe provare, però ti dico, secondo me sì, si potrebbe tranquillamente portare per tanti chilometri. A livello di tomaia, come l'hai vista? Sono davvero rimasto sorpreso e so che anche tu, quando siamo usciti a correre qualche giorno fa, l'hai vista molto positivamente. È bellissima in generale, dei colori sgargianti, è leggerissima poi, quindi
non credo proprio che l'acqua non entri, però è talmente leggera che secondo me non fa sudare il piede, calza bene anche, non mi sembra che ci siano punti dove possa creare vesciche, quindi secondo me è top. A livello di intersuola, stiamo parlando in questo caso della famosa Ego Max, come l'hai vista, ti sembra davvero reattiva? Guarda, ti dico, questo Ego Max qua mi sembra molto più leggero dell'altra che avevamo provato. La timpa è molto più duro come Ego Max. Questo invece è molto più morbido e molto più leggero, sembrano due mescole diverse. E a livello di tallone, come l'hai vista? Guarda, allora il tallone intanto qua, ripeto, è bello morbido. Guarda, ai tempi facevano dei mega conchiglioni stradurissimi, invece guarda qua, com'è molto morbida e molto, tra virgolette, vuota. Io le preferisco così, sinceramente, un pochino meno pressanti sul piede in generale e soprattutto sul tallone. A livello di soletta, so che comunque ultimamente le controlli sempre tutte, cosa ne pensi? Soletta merita una foto, è particolarissima, è la prima volta che la vedo e in effetti hanno fatto una roba intelligente, una specie di nido d'ape che la rende comunque un pochino più leggera e ammortizzata, perché l'hai fatta un attimino più alta delle altre e hai permesso questa specie di ammortizzazione in più. A livello di numero, suggerisci stesso numero come calzato o mezzo numero in meno? Devo dire che questo è il mio numero, di solito ci si lamenta che vestono un pochino strette, invece questa qua mi sembra che vesta molto bene. È sempre un po' particolare la scarpa da trail, bisognerebbe valutarla durante le gare, perché a me è capitato su qualche gara che dopo il piede continuasse a scivolare in avanti e mi desse un po' di fastidio. A livello di battistrada invece, beh, chiaramente secondo me stiamo parlando di un prodotto premium, quindi anche da questo punto di vista è eccellente. Sì, c'è poco da discutere, secondo me ha dei bei tacchettini, suola in Vibram, non credo che ci sia di meglio sul mercato. Secondo te quanto durerà questa scarpa? Chiaramente pensiamo di utilizzarla nei trail estivi, ma dal tuo punto di vista quanto durerà? Beh, secondo me dura abbastanza, non saprei dirti, e poi le scarpe da trail comunque hanno una seconda vita poi nelle passeggiate, quindi la utilizzi per gareggiare e poi la utilizzi per camminare, secondo me dura un bel po'. E secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregi un po' tutto, dall'estetica al battistrada, all'intersuola super leggera e morbida e reattiva, tomaia clamorosa, colori clamorosi. Secondo me, cioè, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, non mi piacciono tanto i lacci perché mi ricordano quelli di certe scarpe che poi si slacciavano sempre, quindi vabbè. Invece Andrea, una delle domande che mi hanno posto in parecchi è quando testeremo le scarpe Zero Drop con fibra di carbonio di Altra. Più che altro in che gara le proveremo poi. La domanda è, vanno davvero molto forte, sono davvero curioso. Andrea, invece cosa ne pensi dello Zero Drop? Noi chiaramente non abbiamo fatto il trail, però la Valle Olona è comunque, tra virgolette, un sentiero. Sì, un sentiero, te l'ho detto, bisognerebbe provarla in salita, ma secondo, cioè, a me piace correre con gli zero drop, poi conta che comunque nei trail secondo me si appoggia tanto di avampiede e vieni facilitato, quindi. Dovevamo andare a fare una corsa in salita, ma non c'è mai il tempo. Ad ogni modo, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!